Gli uomini che entrano a far parte della Shadow, l'organizzazione segreta che combatte gli UFO, vengono selezionati con il massimo scrupolo. Spesso questi uomini sono chiamati a compiti che un essere normale non potrebbe assolutamente affrontare. È appunto la storia di uno di questi uomini che vi raccontiamo. Paul Foster, pilota dell'aviazione civile. Rotta fissa a 0.14. Velocità in quota 2000 nodi. Jim, stiamo per arrivare. Che cosa c'è? Non lo so, presto come cosa. È incredibile. Adesso con la macchina da ripresa. Cerca di avvicinarlo quanto più è possibile. Che mi è successo agli occhi? Foster, va tutto bene. Stia calmo. Adesso si metta giù. Ecco. Bene, grazie, signorina. Temporanea cecità, signor Foster. Tra pochi giorni tornerà a vedere bene. Mi chiamo Fraser. Dottor Fraser. Dove sono? All'ospedale Granville. Lei si è gettato fuori proprio in tempo. Ha fame? Un po'. Bene. Avrà qualcosa da mangiare. Che ore sono? Quasi le due. Da quanto sono qui? 6 giorni. Vado a occuparmi del cibo. Dottore, che è successo al Jim? Lui non ce l'ha fatta. Mi dispiace. Buongiorno. Come sta, Paul? Meglio. I dottori dicono che sta bene. Beh, se lo dicono loro. Si segga, Paul. Paul, lei è un pilota dell'aviazione civile. Uno dei migliori. Ma ha vissuto un'esperienza traumatizzante. Ha bisogno di un po' di riposo. Dovrei farle una domanda. Sì? Dove è andato a finire il film che ho ripreso dall'aereo? Vede, Paul... Dov'è quel film? Paul... Ha avuto il mio rapporto? L'ha letto? Lei ha scritto quel rapporto 3 giorni dopo essersi rimesso da un coma di 6 giorni. Capisci adesso, vero? 6 giorni, 6 settimane. Che differenza fa? Quello che io ho scritto è la pura verità. Esplosioni. Strane luci. Oggetti volanti non identificati. Ma il film l'avete davvero sviluppato? Sia l'aereo che il film sono stati affidati ad una commissione militare d'inchiesta. Dov'è il film che ho ripreso dall'aereo? È stato recuperato, fortunatamente. La cinepresa di bordo era intatta. Allora, l'ho visto oppure no, quel dannato oggetto volante? Paul, adesso lo vedrà con i suoi stessi occhi. Guardi il film. Questo non è il mio film. Non ci casco. Che state cercando di fare? Perché mi fate vedere un altro film? Ma che dici? Perché mai dovremmo farlo? Le faccio passare io la voglia di ridere. Eh sì. Non sempre le cose sono come sembrano, signor Foster. Lo lasci.
Guardi. Un altro gioco? L'ha visto fermarsi? Fermarsi? Ecco, io lo tiro in aria e mi ricade in mano. Ma per una frazione di secondo, proprio in cima alla traiettoria, si ferma. Ha visto? Si è proprio fermato. Se lo dice lei, certo. No, Foster, non io. Si muove in avanti, a 550 miglia, come ogni cosa in questo aereo. Quale aereo? Stiamo viaggiando su un aereo, Foster, e lei non se n'è accorto. Ha visto? Questo è un fatto. Ma i fatti possono anche essere confusi di notte, specialmente dopo molte ore di volo stressante. Adesso mi dica tutta la verità. Che cosa ha visto realmente quella notte? Un aereo extraterrestre, illuminato. Ne è proprio sicuro? Sì. Forse un gioco di luci? No. Un riflesso del pannello degli strumenti? No. Riflessi del vetro del suo casco o della lamiera del suo abitacolo? No! Ci sono almeno 100 spiegazioni. Solo una. E lei sa quale. Beh, io ho un rapporto da scrivere. Se lei potesse fornirmi dei nuovi fatti. Dunque, il suo nome è Paul Foster. Indirizzo ce l'ho. Fa il pilota da... 8 anni. 8 anni. E pilota collaudatore da 2. Esatto. Ora vedo qui che lei ha riferito un avvistamento... anche 3 anni fa? Sì. E un altro 2 anni e mezzo prima di quello. È così. E allora ci incontreremo nuovamente tra un paio di anni. Io non sempre entro così in casa. Mi ha aperto la donna delle pulizie. Ha fatto bene. Cosa beve? Sono la sorella del pilota morto. Sono qui per sapere la verità sulla morte di mio fratello. Mi hanno detto che lei ha inventato tutta una storia per coprire la distruzione dell'aereo e l'uccisione di Jim. È la verità? Non ho inventato nessuna storia. Mi crede? Non lo so. Lei sa che nel 1968 le autorità hanno stilato un rapporto in cui si nega ufficialmente l'esistenza degli UFO. Perché? Non capisco. Perché negarli? Perché temerli? Glielo spiego io il perché. Le autorità, pur avendo nelle prove inconfutabili, si preoccupano che la notizia trapeli e generi panico, isterismo collettivo. Ecco perché cercano di screditarmi. Ma io sono sicuro di averne visto uno. Gli UFO esistono, mi creda. E io l'ho visto lassù, insieme a suo fratello. Sì, le credo. Grazie. Hanno trovato la cinepresa usata da suo fratello? Non lo so. I suoi effetti personali non hanno voluto ancora darmeli. Dicono per salvaguardare un segreto. Chi glielo ha detto? Uno che si chiama Koufax. Koufax. Mi faccia un favore, torni domani. Che vuol fare? Seguire il mio istinto. Non si preoccupi, per loro sono uno stupido. Non ho niente da perdere. Dove va? Ci vediamo domani.
purtroppo la tua trappola sta per saltare. Va tutto bene? Sì, sto bene. Chi ha messo questo disordine? Beh, non certo la donna delle pulizie. Le prendo da bere. Straker. Paul Foster. No, non intendo parlargli, almeno per il momento, ma ditegli di venire allo studio. Tra un'ora. Mi trovi Alec Freeman e lo mandi qui. Sì, signore. Hai fatto chiamare? Sì. Vedrò Paul Foster tra un'ora. Hai scoperto qualcosa? È quello che intendo sapere. Ti occuperai tu della base. Userai la pistola? Buongiorno. Mi chiamo Foster. Oh, sì, per il signor Straker. Il signor Straker ha lasciato detto che si incontrerà con lei in Rupert Square. Rupert Square? Lei deve essere Foster. Io sono Straker. Ed Straker.
Ehi, Louis! Dove sei? Vengo subito, signore! Quella è un'arma vera? Mi scusi. Dovresti portarla un po' più su. Andrà certamente meglio, Louis. Procedi pure. Va bene, signor Straker. Cominciamo a costruire subito. Telefonami nel pomeriggio per gli ultimi dettagli. D'accordo. Sì, funzionerà proprio bene. Quello è Louis, il direttore dei lavori. Un tipo in gamba. Bene. Di che vuol parlarmi, signor Foster? Oggetti volanti non identificati. Oh, un ottimo soggetto. Hai copione? No. Io parlo sul serio. Ne ho visto uno. Questa è veramente una bella storia, signor Foster. Ma io mi occupo solo di cinema. Lei dovrebbe invece raccontarla alla polizia, all'esercito, magari ai Marines. Ora, se vuole scusarmi, avrei molte cose da fare. È strano che un militare faccia il produttore cinematografico. Lei deve avere qualcosa in mente. Crede? Signor Foster, andiamo nel mio ufficio. Strano ufficio. È troppo grande. Poco arredato. Difficile da riscaldarsi. Ma non saremo disturbati. È anche isolato acusticamente. Senta, 10 anni fa lei era colonnello dell'aeronautica, laureato in astrofisica, 2 anni di ricerche lunari alla MIT, ufficiale di carriera. Che è successo? In seguito ad un incidente d'auto ho deciso di cambiare carriera. Uno scontro? Mi scoppiò una gomma. Su una Rolls Royce a 50 all'ora. Anche le Rolls hanno le ruote. E perché allora tutta la zona fu isolata? Motivi di sicurezza, un ministro inglese rimase ucciso. Non li ha letti i giornali? Non ci credo, Straker. Senta, io le frottole non le racconto mai, chiaro? Senta, signore, ho fatto molte esperienze in queste ultime settimane. Prima Koufax. Nella sua cassaforte ho scoperto una lettera indirizzata a lei e ho capito tante cose. E poi Jackson, col ridicolo pretesto delle inchieste militari. Che ne è stato del film, Straker? Il film che mostrava le prove. Il film che è costato la vita al mio secondo pilota. E poi quei due tipi che sono venuti nel mio appartamento a mettere tutto in disordine. Un piano ideato per spaventarmi. Dove sono le prove, Foster? Me ne dia una, solo una. Da come parla sembra che solo lei abbia ragione. Tutti gli altri sbagliano. Esattamente, solo io ho ragione. Invece è lei a sbagliare, Foster. E sbaglia di grosso. Senta, io non mi arrendo. Io seguito a cercare nel fango finché non trovo qualcosa. Lei non mi conosce ancora, signor produttore Straker. Le cose non sono sempre come sembrano, Foster.
Un'arma speciale, molto ingegnosa. Lei, per esempio, mette una certa dose di esplosivo in un muro, spara con quella pistola caricata a salve e provoca lo scoppio. Molto realistico. Sembra sorpreso. Si prepari a sorprendersi ancora di più, Paul. Andiamo. Aprite. Aprite pure, signorina. Dunque, lei è un pilota collaudatore? Esatto. Quindi addestrato ad affrontare l'imprevisto? Più o meno. Allora stia in guardia. Straker. Identificazione voce positiva. Comandante Straker. Dove siamo? Nella base sotterranea di Shadow. Shadow? Avanti, Alec. Falli entrare. Cosa mi fa vedere adesso? Lei era in volo di prova sul Nord Atlantico, Foster. E a causa di una stupida coincidenza si è trovato coinvolto in uno scontro aereo con un UFO. Il colonnello Freeman, il dottor Fraser, che lei già conosce. Salve, Foster. Come vanno gli occhi? Le abbiamo procurato la cecità temporanea per tenerla tranquillo per qualche giorno. Ma il suo capo, Koufax, non ne sa niente. È fin troppo impegnato a mantenere il contatto con i militari. Gli operativi Doug Jackson e Tsai Chen. Jackson è uno psichiatra e anche un abile interrogatore. Il suo rapporto mi ha fatto capire molte cose su di lei. Sì, è energico, deciso. Lucido nel seguire il filo logico del pensiero. Solo un po' testardo. Louis Graham, elettronico. Ed è anche un ottimo direttore dei lavori. Allora avete tutto in mano voi. Ma perché l'ha messo in scena? Perché Shadow? Perché il segreto? È lei stesso, Foster, a rispondersi. Glielo spiego io il perché. Le autorità, pur avendone le prove, prove inconfutabili, si preoccupano che la notizia trapeli e generi panico, isterismo collettivo. Ecco perché cercano di screditarmi. Ma io sono sicuro di averne visto uno. Io ho detto questo in casa mia. Creda. E io l'ho visto lassù. Salve, Paul. Il nostro aiutante di campo nel progetto Foster, l'operativa Janna Wade. Noi abbiamo voluto metterla alla prova, Foster.
Lei ha seguito una serie di indizi. Sì, riconosco che ha mostrato una certa iniziativa, ma in fondo lei ha seguito le maglie di una catena che l'avrebbe condotta fin qui. Grazie. No, rimani, Alec. Certamente si rende conto che noi non possiamo lasciarlo libero. Lei sa troppo. Ma c'è un modo per risolvere il problema. Shedo ha bisogno di uomini. E sto parlando di capi, di comandanti. Uomini in grado di guidare i più avanzati sottomarini del mondo, di comandare sulla base Luna. Uomini capaci e giusti. Vuole essere uno di questi, Foster? Dopo gli esami medici più severi che abbia mai passato, dopo settimane di esami al computer e di esami psicoanalitici, dopo un addestramento che le farà sputare sangue, sarà quasi a metà strada per riuscirci. Vorrei provare. Ero sicuro. Legga qui. Foster Paul J. 84. È tutto tuo, Alec. Addestralo per la base Luna. Straker. Sì, sì, gli parlerò. Mi passi la base Luna, per favore. E a proposito, dove sono quei rapporti che avevo chiesti? Questo l'ho già esaminato, bisogna subito rimetterlo a posto. E subito significa ora. Intesi? Signore, ecco il rilievo. Grazie. Desidera altro? No, è tutto. Avvistamento 01-35-242. Secondo avvistamento 01-40-242. Terzo avvistamento 01-45-242. Intercettori pronti. Intercettori pronti al decollo. Allarme rosso. Attenzione, attenzione a tutto il sistema di difesa. Agire con massima velocità. Attenzione a tutto il sistema di difesa. Ripeto di nuovo, questo è un allarme generale unico. Attenzione, rosso. Avvistati tre UFO. Traiettoria aerea 140 a 60 miglia dalla base Luna. Su quale obiettivo punterebbero? Sei proprio sicuro? Certo. Ho già controllato. È strano, ma stiamo per avere un attacco in forze di UFO su di un'area di rocce vulcaniche. Senti, non cercare di capirli, Foster. Manda su gli intercettori. Intercettori, partenza immediata. Controllate la velocità. Stesse coordinate, si mantengono in rotta. Passate al computer di bordo. Ricevuto. Gli UFO hanno cambiato rotta. Attendete istruzioni. Nessuna possibilità di errore? Hanno virato. In quale direzione? Stando al computer, tornano indietro.
Intercettori, rientrate alla base. Beh, li abbiamo spaventati? Sarebbe la prima volta. Allora che è successo? Non lo sappiamo, signore. Come? Avete a disposizione un computer che vale milioni e milioni di dollari e non lo sapete? Può anche capitare. Credi che abbiano fatto un viaggio di miliardi di miglia per niente? No, signore. E ho bisogno di stare tranquillo. Sì, forse hanno tentato qualcosa, ma questo qualcosa ha funzionato? Ha avuto successo? Devi stare molto attento, Foster. Ancora un giorno. Già. Ancora un giorno. E poi torno sul mio pianeta preferito. Sai, Grant, tu ci mancherai. Sicuro? Sì, veramente. Avere un tipo come te quassù rompe la monotonia. Mi piacerebbe restare, ma... lo so, un centinaio di occhetti aspettano solo te. Ma stai esagerando. Sì e no, un'ottantina. Ancora caffè? Sì, grazie. Ehi, tieni. Presto, usciamo! Astronauta Billy Grant, morto in servizio il 12 aprile 1981.
quel vetro colpito. Il proiettile è stato sparato da qualcuno nascosto dietro alcune rocce a 200 metri dalla base. L'analisi non ci ha detto molto, tranne il fatto che si tratta di una lega. Una lega completamente sconosciuta sulla Terra. Tu sostieni che un UFO sarebbe riuscito a planare sulla Luna senza essere visto? È esattamente quello che penso. Alec, io torno alla base Luna col comandante Foster. Tu assumi il comando qui. Bene, torno tra mezz'ora. Foster, vedrai che riusciremo a vendicare Billy Grant. Ma bisognerà usare la calma, più che la violenza. Anche se sarebbe più che naturale e anche logico reagire attaccando immediatamente. Questa è la nostra migliore occasione per mettere le mani su un UFO vivo. Ora senti, Foster. Noi non partiremo prima di 23 ore. Perché non vai da qualche parte e ti distrai? Sì, credo che abbia ragione. Lascerò il recapito dove cercarmi. Lo conosco già. Grazie, Paul. Sono meravigliosi. Perché non hai telefonato? Sono tutte in disordine. Ehi, Foster. Saremo a casa per la cena. Quale casa? Base Luna. Senti, Nina, è meglio che tu vada a prendere le fotografie aeree che sono state fatte. È la prima cosa che ci chiederà. La seconda cosa, ricercatore Harrington. La prima cosa è una tazza di buon caffè. Spero che se ne voglia occupare. E le foto? Sul tavolo, signore. Infrarosse, da 30.000 piedi. Si trova qui? Sì, signore, presso il cratere. Ah, sì. Eccolo. Quanto ci metterà il mobile lunare a raggiungere la zona? Esattamente 10 minuti. Bene, che parta pure. Io propongo di usare 2 mobili e vorrei assumere la guida del primo. Come comandante della base Luna, il suo posto è nella sfera di controllo. Può darsi, signore. Ma sono io che ho visto la faccia di Bill mentre cercava di non morire. Foster a controllo. A 3 miglia dalla linea di divisione.
presto entreranno nella zona scura. Ditegli di stare uniti. Controllo chiama mobili. Mantenete uno stretto contatto visivo. Ricevuto, controllo. Hai sentito, Mark? Non si preoccupi, signore. Le starò appiccicato come una sanguisuga. Meno di 2 miglia all'obiettivo. Foster, al primo accenno di guai andatevene subito e io manderò gli intercettori. Hai capito? Certo, ho capito. Ma non ce ne sarà bisogno. Chiudo. Bene, Mark. Dovremmo avvistarli appena sorpassata la prossima altura. Lasceremo lì i nostri mezzi e andremo a piedi. Ricevuto. Andiamo. In contatto visivo con l'UFO. Posizione? Nel centro del cratere, proprio come nell'aerofotografia. Che aspetto ha? È difficile a dirsi. Comunque dall'assetto mi sembra abbandonato. Segnale dal controllo radiazioni? Negativo. L'UFO è immobile. Tu ritieni che l'equipaggio possa averlo abbandonato? C'è solo un modo per saperlo. Ci muoviamo fra 2 minuti. Bene. Allarme giallo. Tutte le riserve d'aria a posto. Controllo del tempo. 11.04.45. Ora. Controllato. Osservate. Su quella cresta c'è una roccia. Dobbiamo fare in modo di raggiungerne contemporaneamente la base. Bene. Chi parte per primo? Parto io. Io la seguirò. Poi Brad, poi Don. Ci sono domande? Potremmo incontrare un extraterrestre all'aperto. Ricordate che hanno armi micidiali. Tenete gli occhi aperti. L'UFO ha aperto il fuoco. Allarme rosso. Lancio immediato degli intercettori. Programmare il computer di bordo per l'attacco. Sì, signore.
rientrate alla base, e subito. Dite agli intercettori di non sparare finché non ne darò l'ordine io. Tutto bene? Sì. Stryker dice di rientrare. Siamo bloccati ormai. Io vado a prendere un mobile lunare. E se l'UFO decolla? Dobbiamo rischiare. Torno tra due minuti. Rientrate, Mark. Mi senti? Rientrate. Mark, mi senti? Il capo pattuglia intercettori è in contatto visivo. L'UFO sta decollando. Ordini l'attacco. Forse è solo ferito. Foster sapeva di avere una sola probabilità su 100. Poteva farcela. Ma non ce l'ha fatta e così abbiamo perso un ottimo ufficiale. Senti, Alec, c'è una cosa che potresti fare. Per me Foster non aveva parenti stretti, ma aveva qualcuno. Una ragazza? Sì. È la persona che gli era più vicina. Bisognerebbe avvertirla. Già. Come si chiama? Tina Duval. Appartamento 9. Winderer Hall. Bene. Tina Duval? Sì. Mi chiamo Alec Freeman e sono un amico di Paul Foster.
Io le offro il comando della base Luna e lei risponde di no. Perché? Le ho chiesto perché. Per il colore della mia pelle. Non dica sciocchezze. La discriminazione razziale è finita, è da parecchi anni ormai. Non è affatto vero. Proprio così, forse in apparenza. Ma nell'intimo della gente esiste ancora. Forse non ci sarà più, forse ci sarà ancora. Ma se una volta io ordinassi a qualcuno di andare in missione e questo qualcuno non tornasse più? Senta, non le sto affatto offrendo un compito facile. E non mi importa niente se ha la pelle nera o a strisce rosse. Quello che conta è che lei può assolverlo. Allora, accetta o no? Sì, signore. Nessuno poteva sostituire Foster meglio di lei. Molte grazie. Controllo base Luna a mobile 3. Portarsi immediatamente nell'area 183. Sì, signore. Ha mandato fuori un mobile? Sì, signore. Al cratere dell'UFO? Sì. Potremmo trovare qualcosa. Giusto.
Vira di un paio di gradi. Perché? C'è un crepaccio più avanti. Così lo aggiriamo. Aiuto! Da questa parte! Fermiamoci. Sono qui! Si hanno visti! Ehi, ehi! Forza, svegliati! Siamo salvi! Si hanno visti! Usciamo fuori, presto! Siamo salvi. Ci hanno trovati. Ora tu rimani qui. Capisci? Tu rimani qui. Salvo. Dicendo qualcosa. Nella radio non si sente niente. Perché non riuscite a sentire? Pazienza, comandante, non la sentiamo. Bene, solleviamo. Non avete capito? È un amico! Calmo, comandante. Che cosa sta cercando di dire? Non lo so. Portiamolo al mobile lunare. Aspetta un momento. Voglio capire. Sentite, c'è un altro. È un amico. Mi ha salvato la vita. Mi sentite? Mi sentite? Parla di un altro, di un extraterrestre, forse. Un extraterrestre? No. Corte. L'imputato si alzi. Questa corte, dopo un attento esame dei fatti, dopo aver preso nella massima considerazione l'ottimo stato di servizio dell'imputato Foster e dopo aver valutato le relazioni della difesa e dell'accusa, ritiene l'imputato colpevole di aver ceduto al sentimento di fronte al nemico e aver tentato di ostacolarne l'uccisione. Pertanto questa corte condanna il colonnello Paul Foster a un anno di rieducazione psicologica. È tutto. Secondo lei che mi dovrà curare, qual è il più forte istinto dell'uomo? L'amore? L'odio? O lo spirito di conservazione? Guardie! Guardie!
Chiamate il colonnello Foster. 804, mettete in allarme i gruppi 2 e 3. Fate del male, ve la vedrete con me. Allarme rosso, tre UFO sfuggiti alle difese lunari. Rotta 12047. Chiamo base terra. Attenzione, tre UFO si dirigono verso la terra con velocità 024. Velocità 024. Ricevuto. Dichiarazione firmata in cui mi assumo ogni responsabilità su Paul Foster. Perché? Tre UFO sono sulla Terra. Parto con lo skydiver. E io non posso privarmi di Paul Foster. Assolutamente. Troveremo qualcosa? È difficile a dirsi. Più ci penso e più formulo nuove ipotesi. Una delle quali è che i tre UFO siano qui nell'oceano. E nascondersi in mare è più facile. Giusto. Il mare è troppo grande per giocarci al gatto e al topo. Sì, ma l'importante è non riceverli con la fanfara e un bel mazzo di fiori in mano. Cosa vuoi dire? Non vorrei che fossero convinti di trovare anche qui un amico come è successo sulla Luna. Vero, Paul? Siamo in zona 17. Traccia una linea di ricerca. Subito. Tenente? Sì? Continuare l'osservazione radar e l'emissione sonar. Sì, signore. Straker. Faremo una prima esplorazione in superficie, signore. Poi ci immergeremo e faremo un altro giro. Continua a controllare. Io vado giù. Bene. Come va, Nina? Bene, signore. Che cos'è? Un banco di pesci. Il sonar li richiama. Lei è un'esperta. Una buona barca, capitano. Grazie, signore. Attenzione. Bersaglio sonar in movimento veloce. Quanto è distante? 2000 yard in aumento. Scenda, colonnello. Immergiamo, presto. Immersione! La visibilità è scarsa. L'abbiamo perso. Thank you.
Tutti ai posti! Otto gradi a dritto. Mettiamo in azione cielo 1. A te, Paul. Dovrebbe essere il loro centro energetico. Se lo colpiamo, i tre UFO dovrebbero disintegrarsi. Aprite il portello 1. Assetto 10. Può partire. Esecutivo. Ricevuto. Cielo 1 a controllo. Bersaglio distrutto. Contatto perduto, signore. Stiamo affondando. Le turbine non funzionano. Spegnete il reattore. Sì, signore. Stiamo ancora affondando. Andiamo, presto! La posizione dell'impatto. Controllo Shadow. Sto sorvolando l'ultima posizione nota. Ancora nessun contatto radio. Probabile naufragio. Attendo istruzioni. Ricevuto cielo 1. Tornare alla più vicina base Shadow. Iniziamo le manovre di salvataggio. Ricevuto. Ha raggiunto la superficie. Bene. Resisterà? Non so. Il reattore non ha azionato l'allarme, quindi lo scafo esterno deve essere a posto. Certo, tra poco giungeranno i soccorsi. Prepariamoci. Per favore, Foster, al sistema elettrico. Subito. Tenente Lewis. Signore? Ai serbatoi della zavorra. E tu, Nina, alle vasche di emergenza. Sì, signore. Albatros 25 a controllo Shadow. Abbiamo localizzato il punto di affondamento nella zona B. Seguiamo il segnale della boa. Ricevuto, Albatros. Allora, Paul. Ho controllato due volte, non funziona. Dobbiamo cercare di risalire in superficie. Dobbiamo programmare attentamente tutto. Lavoriamo con poca aria e non abbiamo molto tempo. La porta esterna dell'uscita 3 non si apre. L'indicatore segnala gravi danni. Hai riprovato le pompe? Nessun miglioramento. Senza il reattore l'alimentazione è limitata. Cosa diciamo agli altri? Niente. Si saranno già fatti un'idea per conto loro. Non ti preoccupare, Nina. Usciremo tutti. Ti sei già trovato in una situazione come questa? Sì. Era una grossa nave, con più di 60 uomini a bordo, ma ne siamo usciti tutti. Ce la caveremo anche questa volta. Ascoltate, ragazzi, abbiamo due strade per uscire, ma solo una di esse può essere usata più volte. Lewis? Sì. Lei uscirà per primo dal portello d'emergenza. Ma, signore... È un ordine. Poi toccherà al tenente Chin. E poi al colonnello Foster. Avanti, muoviamoci. Ah, Nina. Sì, signore. Delle due uscite, il canale di immersione rapida è quella più sicura, ma non la più facile. Appena aperta la valvola d'ingresso, l'acqua si precipita dentro e ti investirà come una martellata. Lo so, signore. L'ho provato una volta in addestramento. Bene, bene. Durerà solo un momento e subito sarai fuori. Stia tranquillo. Bene. Più presto uscite, più aria rimane per me. Alle 15:50. Esatto. Esatto. Apriremo il portello tra 5 minuti, tenente. Buona fortuna. Anche a voi. Ci vedremo fuori.
Pronto, Luis? Sì, signore. Buona fortuna. Ce la faremo, tenente. Avanti. Canale di immersione pieno. Controllate. Negativo. Non si apre. È aperto. Ce l'ha fatta. Nina deve essere in posizione ora. Preparare la carica. 20 secondi. Dieci secondi. Contatto. Ce l'ha fatta anche Nina. Dica la verità, ci salveremo proprio tutti. Certo, Cin. Come va la testa? Andrà meglio quando sarò in superficie. Certo, certo. Su, coraggio, Cin. La squadra di soccorso non tarderà. Sì, signore. Lo mandiamo fuori. Non resisterebbe più di 10 minuti solo nell'acqua. Prova a riposare, Cin. Sarai fuori tra un'ora.
Baker. Ed, sono io. Alec. Mio Dio. Abbiamo Luis. Che hai detto? Ho detto che abbiamo Luis. Sta bene. Ci ha spiegato la situazione. Non ci metteremo molto, Ed. Alec. Avete anche Nina? Nina? No. È uscita subito dopo Luis. Non preoccuparti, la troveremo certamente. Senti, Ed. Dovete fare attenzione alla riserva d'aria. Riposatevi e state fermi il più possibile. Stanno arrivando i sub. Vi porteranno su loro. Alec. Alec. Anche l'energia. Controllo le pompe. Vanno troppo piano. Brucia dalla febbre. Su, Jim, si rilasci. Attento, Paul! Prendilo, Paul! Calma, calma! Tienilo! Tienilo forte! Muoviti. Ma signore... Colonnello Foster, esca da questa barca. Comandante. Lei consuma il mio ossigeno. Andare. Thank you.
Allora? Niente da fare, signore. L'unico modo per rimuoverlo sarebbe con una gru, ma ci vorrebbe una nave speciale. Non c'è la possibilità di rifornirlo d'aria? No. Speravo di usare il portello esterno, ma è pieno d'acqua. Le pompe avranno ceduto del tutto. Bisogna tornare giù. Datemi una tuta. Ma signore... Che cosa vuoi fare? Non lo so, ma dobbiamo tirarlo fuori da lì. Giù adesso? Sì, e che portino giù altre lampade. Bene. Percentuale d'ossigeno 1251. Polso 105. Claustrofobia negativa. Straker. Nel profondo. Quando il mare restituirà i suoi monti. No, no, io non ci credo. È stato proprio così. Vuoi dire che ci avete risucchiati fuori dall'acqua? Che altro potevamo fare? Holden ha avuto l'idea. Rimosso lo scafo, i sub sono entrati dai canali di lancio. E ci hanno trascinati fuori. Purtroppo i visitatori adesso devono andare via. Mi scusi, signore, non si fuma. Beh, noi torniamo alla base. A presto. Oh, grazie per i sigari, Alec. La storia che vi abbiamo raccontato termina qui. Paul Foster, invece, come tutti gli uomini della Shadow, continuerà a lavorare e a combattere per difendere la Terra dal pericolo UFO.